Buonasera amici e amiche di Nova News 24, parte una nuova stagione di Uomini e Donne, le anticipazioni danno subito liti in studio, due grandi ritorni, ma attenzione, Maria è subito arrabbiata per quello che succede. La seconda registrazione di Uomini e Donne è stata recuperata ieri pomeriggio ed ha visto due grandi ritorni, quello di Barbara De Santi e di Silvio, il noto cavaliere sceso per Gemma Galgani. Al contrario di alcuni rumors circolati negli ultimi giorni, sembrerebbe proprio che il tronista Brando era regolarmente in studio e non è stato cacciato. Nel trono over sono stati tornati Barbara De Santi e Silvio, il cavaliere di Gemma, noto per la questione delle ascelle. Per i tronisti nessuna cacciata e Brando ha fatto esterne in modo normale. Si legge ovviamente su internet che in studio ci sono stati anche degli ospiti: Lavinia Mauro, Alessio Corvino, Riccardo e Armando, però ancora assenti. La puntata è iniziata facendo vedere un RVM su Gemma e Aurora, che nella scorsa puntata si sono fatti beccate. Gemma ha detto che Aurora ha pubblicato una storia su Instagram contro proprio lei. Dopo la clip è continuata la discussione. Gianni ovviamente contro Aurora e Gemma ha fatto vedere la storia dove secondo lei Aurora l'avrebbe offesa, il nome però sulla storia era oscurato. Gianni insisteva nel voler indagare, Aurora è uscita fuori le quinte per chiarire questa cosa con la redazione. Uscendo ha chiamato Gianni scimmione, mentre Maria De Filippi si è infuriata con Gemma e Aurora perché queste cose sono da ragazzine. Discussione Elio e Tina molto accesa, anche Tina quindi ha discusso non solo la brutta frase verso Gianni, poi quello che è successo con Maria, che ha praticamente strigliato sia Gemma e Aurora, e Tina ha portato dei cannoni alla ricotta che ha distribuito al pubblico. La discussione è partita perché Elio ha salutato Tina, lei non ha contraccambiato perché nella scorsa registrazione Elio non l'aveva salutata. Poi da quel momento la lite è degenerata e si sono rinfacciati le cose della scorsa edizione. Quindi sembra proprio che le liti non mancano a uomini e donne, quindi bisognerà vedere cosa ne penseranno dai piani alti. Intanto, amici di Nova News 24, è cominciata una nuova stagione di Uomini e Donne. Diteci cosa ne pensate voi. Se vi è piaciuto questo articolo, mettete il pollice in su e seguiteci sempre su Nova News 24.